Siamo ancora nella fase delle presentazioni delle candidature sul territorio per una campagna elettorale per le prossime elezioni politiche del 4 marzo, che comunque sta per entrare nel vivo. Questa mattina all'Aquila Gaetano Quagliariello, uno dei cosiddetti paracadutati da Roma, su cui tanto si era polemizzato nei giorni antecedenti la presentazione delle liste, ha esposto il suo programma politico. Quagliariello è candidato al Senato nel centrodestra in quota Noi con l'Italia, nel collegio uninominale L'Aquila Teramo. Catapultato è una parola che non mi appartiene. Ha dichiarato, ricordando di aver insegnato 9 anni all'Aquila e di essere stato eletto 5 anni fa proprio nel collegio dove ora è candidato. Quagliariello ha annunciato di voler portare in Parlamento un nuovo codice degli appalti, lo sblocco della ricostruzione pubblica e l'avvio di start-up innovative. E io ho preso il peso di una candidatura nell'uninominale perché voglio rappresentare questo territorio. È un impegno che assumo e penso di avere le carte in regola, perché questa è una terra che mi ha dato tanto e alla quale devo ridare qualcosa. Io paracaduti non ne ho mai avuti nella vita. Nel centrosinistra, sempre per restare alla corsa al Senato, Cristiana Canosa, seconda nella lista plurinominale del Partito Democratico capeggiata da Luciano D'Alfonso, si è presentata agli elettori nella sua città, Ortona. Questa candidatura è venuta dopo una vita da mediano, 20 anni a prendere schiaffi, a recuperare palloni. È successo che c'è stata la stima della mia comunità politica, oltre che la stima di Michele Emiliano, che ha creduto in me e crede nella mia lealtà e nella mia capacità di realizzare e di lavorare. Posso assicurare di lavorare fino a dare il massimo, quindi fino allo svenimento, lavorare per il territorio. Qualcosa sicuro si ottiene. Di cosa ha bisogno allora questo territorio principalmente? Questo territorio ha bisogno di ripartire, di creare le condizioni per ricreare posti di lavoro, perché comunque a una piccola ripartenza che c'è stata, purtroppo l'occupazione non riesce più a risalire e i genitori e molti ragazzi mi pongono sempre lo stesso problema, il lavoro. Giro nelle città del collegio anche per Federica Chiavaroli, sottosegretario alla giustizia del governo uscente, candidata nella lista civica e popolare di Beatrice Lorenzin all'interno del collegio uninominale del Senato per Pescara e Chieti. Tra i temi trattati nella visita a Lanciano, quello della chiusura dei piccoli tribunali su cui dice c'è da lavorare per trovare una soluzione che salvaguardi le attuali sedi ed eviti il dimezzamento. La situazione dell'Abruzzo è una situazione molto particolare, nella quale il 50% dei nostri tribunali è stato chiuso, e quindi io sono sicura che potranno essere fatte valere le buone ragioni dell'Abruzzo se saremo capaci di individuare una soluzione intermedia. Io sono convinta, per esempio, che si possano individuare per esempio 2 tribunali capofila e lasciare aperte tutte e 4 le sedi.